La crisi si fa sentire su questo Natale, soprattutto sulle partenze degli italiani. Moltissimi resteranno a casa, altri, i pochi, partiranno. Vediamo insieme le destinazioni, insieme a Gigi Sironi. Impacchettare gli ultimi doni, comprare un mega panettone per tutta la famiglia, dare un'ultima aggiustatina all'albero. Completata la lista delle fatiche, siamo quasi pronti per festeggiare il Natale. C'è chi lo passerà a casa alla ricerca della sua città di attrazioni e passatempi. Gli altri invece hanno già fatto la valigia, si sono messi in viaggio. Obiettivo, vacanza relax. Meno partenze dello scorso anno, partenze low cost, dicono questo i dati degli esperti. È uno degli effetti della crisi. Per Natale si sposteranno 9 milioni e mezzo di italiani, ma la vacanza è diventata mini. Si va via con un budget medio di 250 euro. Le cime del Trentino Alto Adige restano la destinazione più di moda. Subito dopo seguono Toscana e Città d'Arte. Bologna va più a buon mercato. Lì la vacanza costa meno di 80 euro al giorno. Poi c'è Napoli con la tradizione dei suoi presepi. Firenze e Roma, ma anche Milano, dove dal 20 dicembre all'Epifania Palazzo Reale in Piazza Duomo si illuminerà a festa ogni giorno con due spettacoli gratuiti, uno diurno, l'altro notturno, fatti di luci, suoni e proiezioni artistiche in 3D. Se siete in città, da non perdere. Città d'arte che grazie alle luci diventano omaggio alla bellezza e alla magia del Natale. Se volete trascorrere qualche giorno lontano da casa, mettersi in viaggio per queste destinazioni resta la scelta più conveniente e semplice. E attenti in auto. L'ANIA, Fondazione per la Sicurezza Stradale, sta diffondendo la campagna Pensaci, non spegnere la luce. Uno spot di 20 secondi firmato da Oliviero Toscani con immagini prese dalla vita reale. Obiettivo è quello di ridurre imprudenze, incidenti e vittime.